buon anno naturalmente, che rinnoviamo, siamo in compagnia di Tommaso D'Orazio. Ciao Tommaso, come va intanto? Tutto a posto, buon anno a tutti. Il nuovo pallone d'oro abruzzese. Sì, pallone d'oro, no? È un premio che mi fa molto piacere averlo ricevuto, anche perché comunque sono abruzzese doc e niente... Ringrazio tutte le persone che mi hanno votato e questo lo merito principalmente al mio popolo di Bucchianico e a quelli del Cosenza che praticamente hanno permesso tutto ciò, hanno reso possibile tutto ciò. Eh già, perché poi la giuria popolare ha fatto la differenza, dici bene, tu sei di Bucchianico, quindi abruzzese doc, 28 anni, 29 il prossimo 3 maggio, non è mai troppo tardi per arrivare, no? No, mai troppo tardi, anche perché penso che ognuno è nel suo tempo. Io pensavo che 5-6 anni fa stavo in eccellenza, avevo praticamente smesso di giocare, adesso mi ritrovo ad affrontare un campionato di Serie B, non ci avrei mai pensato, però ecco, penso che sia un esempio per tutti che non bisogna mai mollare e crederci fino in fondo. Assolutamente, tra l'altro i tuoi trascorsi sono importanti perché vieni dal settore giovanile del Pescara, hai trascorso ben 6 anni e mezzo, insomma una sorta di giocatore bandiera, mi dicevi poc'anzi a microfoni spenti, tanti maestri, Antonio Di Battista, l'ex responsabile del settore giovanile, cioè Teo Di Mascio, e poi l'incrocio con Donato Ronci che ti ha, se vogliamo, cambiato la carriera, no? In un certo senso. Sì, l'incontro col mister è stato, diciamo, è successo per caso, però poi ne ho fatta la mia fortuna, ne ho fatta perché ci conoscemmo a Tessa Val di Sangro, poi nei successivi 3 anni siamo stati insieme fino, ecco, con Giulianova, che poi ho conosciuto Carlo Di Renzo sempre tramite lui, e poi da lì siamo andati ancora insieme e poi è venuto fuori la carriera che sto facendo. Ecco, altra persona importante, Carletto Di Renzo, il tuo procuratore, soprattutto un amico in un momento non facilissimo, diciamo, della tua carriera, quindi la svolta c'è stata, poi sei andato ad Ancona dopo Teramo, trascorsi non esaltanti, diciamo così, ma ci può stare perché eri giovane. A proposito, hai messo a posto la testa? Diciamo che comunque la carriera di un calciatore non è mai facile, ci sono momenti, diciamo, di alti euforici e a qualche volta pure di qualche basso patologico, e io sì, ho iniziato con un picco molto alto nella mia carriera, poi mi sono trovato, ecco, diciamo che ho fatto un po' fatica nell'anno del Teramo, però ecco, sono stato, grazie alle persone che mi sono state sempre vicine, da Carlo alla mia compagna e poi a tutta la mia famiglia, io diciamo che ho messo la testa a posto e ho seguito la retta via e sono maturato sotto tutti i punti di vista. Ecco, infatti c'è una donna che ti ha cambiato, vogliamo salutare, insomma, sì. Anche perché diventerai papà tra breve, quindi. Sì, a fine gennaio, inizi febbraio, il termine di scadenza, saluto Giulia che mi sta guardando, sicuramente starà ridendo delle facce che faccio, però no, gli mando un grande bacio e non vedo l'ora di rivederla. L'esperienza di Cosenza da 2 stagioni, in realtà sono 3, no? Perché sei arrivato a gennaio 2017 dopo la seconda esperienza a Teramo, perché precedentemente eri stato anche a Pistoia. A Cosenza hai vinto il campionato lo scorso anno, ironia della sorte, proprio l'Adriatico Giovanni Cornacchia, la finalissima col Siena, quest'anno Serie B, 14 presenze se non vado errato, il primo gol in questo campionato siglato proprio domenica 23 dicembre a Venezia, e che gol soprattutto. È stato un bel gol, anche perché è venuta da una ripartenza e quando ho visto che Mungo lanciava Baez sulla fascia sono partito, sapevo che comunque poteva essere un'occasione pericolosa e ci ho creduto, poi mi ha fatto l'assist e l'ho buttata dentro. Comunque a Cosenza, quando sono arrivato, quando parlai con Carlo che c'era il mercato che doveva andare via da Teramo, mi disse che c'erano delle opportunità, e parlando con Giulia,
che vivevamo già insieme, lei scelse praticamente la meta e noi partimmo proprio alla volta della Calabria e con un po' con qualche pregiudizio, però senza mai troppo pensare a chissà che cosa. Abbiamo fatto fatica le prime settimane, però poi siamo stati veramente come una famiglia e siamo stati nei successivi 2 anni. Primo anno abbiamo fatto playoff subito, i quarti di finale, uscimmo con il Pordenone e poi l'anno dopo abbiamo vinto il campionato. Tra l'altro Piero Bragli è subentrato lo scorso anno, occupavate non una posizione diciamo importante di classifica, avete fatto un grande recupero, una risalita pazzesca. Abbiamo iniziato il campionato veramente, ci davano tutti per spacciati, che non era praticamente, non eravamo capaci di nulla, sai come quando vai male ti puntano contro il dito, però è normale, questo sport è fatto anche di questo. Noi poi con l'avvento del mister ci siamo messi sotto, il mister è sempre stato uno di poche chiacchiere, ha sempre pensato ai fatti, ha badato solo a quello e con il suo modo di ragionare siamo andati tutti dritti verso una strada e poi è successo quello che è successo. La finale del 16 giugno a Pescara penso sia stato un po' sotto l'occhio di tutti, è stato veramente un percorso straordinario che, ecco, parlando mi vengono ancora i brividi, mi porterò sempre nel cuore e quindi io non posso solo che ringraziare i miei compagni, il popolo di Cosenza e tutti quelli che hanno reso possibile questo meraviglioso percorso. Tra l'altro Piero Bragli ha una garanzia in Serie C, ha vinto 4 campionati compreso quello appunto conquistato dalla CRB a Cosenza, la guida della Cosenza. L'ultima te la faccio sui tuoi trascorsi nei giovanili del Pescara, perché tu hai giocato anche con Roberto Inglese e c'è una curiosità, la vogliamo dire pubblicamente? Quella della rottura del naso. No, che praticamente facevamo un amichevole, giocavamo allora in Beretti, facevamo un amichevole praticamente sotto le soste natalizie, era una partita tra di noi e stavamo provando uno schema e io devo stoppare palla e poi lasciare spazio al difensore che calciava, la palla rimase lì diciamo un po' in modo maldestro, rimase lì, io praticamente sono rimasto in ginocchio, lui passò come un treno, mi travolse, mi prese il naso e praticamente me lo ruppe completamente. Qualche segno è rimasto. Sì, sì. No, io parlando così mi fa piacere di averlo conosciuto, perché è un giocatore straordinario che è partito anche lui diciamo dal basso e piano piano si sta meritando tutto quello che sta facendo. Ha fatto tanta gavetta, tra l'altro l'hai superato in questo premio, perché hai superato sia Roberto Inglese che il capitano del Pescara Gaston Brugman. I complimenti non sono di prammatica, caro Tommaso, ma assolutamente sinceri per quello che stai facendo, in bocca al lupo per il futuro, ti auguriamo le migliori fortune. A proposito, il 16 marzo ci sarà il ritorno Pescara Cosenza, ci sarai sicuramente, perché all'andata sei stato costretto a saltare per infortunio. Sì, guarda, era diciamo la partita che aspettavo, anche perché comunque mi ha sempre fatto un certo effetto, ecco, poi quando è successo il 16 giugno che abbiamo fatto la finale a Pescara, un po' nello stadio dove sono stato tante volte da bambino, sono sempre stato tifoso un po' del Pescara oltre che della Juventus, però ecco il mio sogno un po' quando ho iniziato il percorso a Pescara era di cavalcare la Serie A insieme al Pescara, poi purtroppo le strade ci hanno diviso e adesso trovarmici a giocare contro per me è uno stimolo in più e non, ecco, all'andata non ci sono potuto essere per l'infortunio, però adesso spero di esserci più forte che mai. E però insomma mai dire mai, perché le strade potrebbero incrociarsi, sei ancora giovane. Io ti ringrazio Tommaso, in bocca al lupo per tutto, ricordiamo alle 16, tra poco andrai proprio nella sede del quotidiano Il Centro per questo premio molto ambito e prestigioso, il pallone d'oro abruzzese 2018 che sarà conferito a Tommaso Dorazio. È tutto, grazie, la linea può tornare a te, Carmine.